broken down. What is love? What is fear? Making a sound, open up my mind to let it out, set it free. Turning around, what was just a question to the rain, now can be one fine day. One fine day's today. Dell'associazione. Le soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale. Il Soroptimist International sostiene i diritti umani per tutti, la pace nel mondo e il buon volere internazionale, il potenziale delle donne, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, il volontariato, l'accettazione delle diversità e l'amicizia. Prende ora la parola per il saluto di benvenuto la Presidente del Soroptimist Club di Milazzo, professoressa Agata Spampinato. Stasera è una serata straordinaria, sono molto emozionata. E ho già detto in pullman mentre arrivavo, spero di non commettere delle defiance perché sono particolarmente emozionata, sono felice perché ed onorata io e tutto il club di Milazzo per la presenza di ospiti d'onore. In prima linea Mariolina Coppola, la nostra presidente nazionale, che saluto con gioia, alla quale do il benvenuto affettuoso da parte di tutte noi. Al tempo stesso anche alla Caroline De May, che è la presidente eletta della Federazione Europea. Quindi siamo veramente onorate, Caroline, e ti ringraziamo, come ringrazio Carolina e Mariolina, di aver accettato il nostro invito. Ma il mio grazie si estende a tutte le autorità soroptimiste che già la cerimoniera ha menzionato, che hanno accettato il nostro invito e che nonostante la stanchezza del centenario di Palermo, è stato un evento intenso, bello ma intenso, hanno accettato di venire a Milazzo. Quindi grazie, benvenuto a tutti voi, grazie, un particolare grazie alle past president nazionali che io menziono velocemente perché ho il piacere di menzionare, Patrizia Samboiraghi, Ilma Manucelli e la nostra carissima Rina Florulli, la vicepresidente nazionale che ci ha sempre seguiti in ogni evento qui a Milazzo, quindi è una gioia ritrovarla in questo momento solenne in cui celebriamo questi 30 anni. E dico ancora grazie a tutte le altre autorità soroptimiste che già la nostra carissima Maria ha menzionato. È un momento di gioia, ringrazio ancora l'assessore alle pari opportunità che mi auguro che presto diventa una delle nostre,
che ce la corteggiamo da tempo, che è una carissima amica e in rappresentanza del nostro sindaco. E veramente grazie all'assessore di essere con noi. Veramente mi auguro che questa sia una serata di gioia, di festa, come io già lo sento nell'animo. Siamo stanche ma felici di essere insieme, ecco, stanche per quelle che veniamo da Palermo, però c'è la gioia e l'entusiasmo di celebrare questo momento dei 30 anni. È un onore per me essere qui a rappresentare la città di Milazzo. Vi porgo i saluti del sindaco, che purtroppo non è potuto essere qui con noi per concomitanti impegni istituzionali. Vi porgo i saluti anche di tutta l'amministrazione comunale. È un onore essere qua, ringrazio la Presidente per l'invito, è stato un piacere conoscere tanti di voi e nel corso della serata sicuramente avremo modo di approfondire la vostra conoscenza. Io vi faccio i migliori auguri per questo traguardo, 30 anni insomma sono importanti, appunto il mio augurio è che possiamo avere assieme mille di questi giorni per poter insomma continuare a festeggiare, a rivederci con piacere e in amicizia, perché questa collaborazione che c'è con il Sor Optimist è una collaborazione che con me è nata da poco ma è nata sotto i migliori auspici, quindi speriamo di andare avanti così. Auguri e complimenti a tutti. Il cerimonia dell'accensione delle candele suggella l'impegno del Sor Optimist di Milazzo, d'Italia, della Federazione Europea e dei club sparsi in tutto il mondo. Prego le socie di avvicinarsi al tavolo. La Presidente Agata Spampinato accenderà la candela per il Sor Optimist International Club di Milazzo. Accendo questa candela per il Sor Optimist International Club di Milazzo. La Presidente Nazionale del Sor Optimist International d'Italia, dottoressa Mariolina Coppola, accenderà la candela rappresentante l'Italia. Accendo questa candela per i 160 club dell'Unione Italiana. Auguri al club di Milazzo. Sor Optimist International d'Europa, dottoressa Caroline Demey, accenderà la candela rappresentante la Federazione Europea. I take the light from the Union of Italy. So lit the candle of Europe, representing 33,500 members who only this year succeeded in having projects for 5.5 million euros. Le socie fondatrici Vera Brancato e Marianna Luraschi accenderanno la candela rappresentante il club di tutto il mondo. Per tutte le socie passate e presenti del Sor Optimist Club del mondo. Questo sarà, come avevo già anticipato brevemente, un collage di ricordi. Siamo così giunti al 30° anno dalla fondazione del club. Il 28 settembre 1991, 30 amiche di Milazzo e Barcellona decisero di diventare sorelle e con la benedizione della madrina Adele Garani Puglisi del Sor Optimist Club di Messina fondarono il Sor Optimist International Club di Milazzo. Come avete sentito, neanche il lockdown ci ha fermate, perché l'attività del club è continuata attraverso i webinar, il primo dei quali ha affrontato gli effetti del lockdown sul piano scientifico ed etico-comportamentale. Sono stati avviati anche proficui contatti fra i club fra loro geograficamente distanti, come l'incontro online fra i club di Milazzo e di Cremona, che si sono confrontati sull'arte al femminile tra Lombardia e Sicilia. Per ricordare le vittime del Covid, inoltre, il club ha donato un albero di limoni e una targa alla città di Milazzo. Molte sono state le attività per conoscere e integrarci nel territorio, gite culturali e visite ai musei, ma abbiamo anche trascorso molte serate insieme, in allegria e amicizia, creando insieme un gruppo di vere sorelle. Ricordiamo in conclusione la celebrazione del 25° del Sor Optimist Club di Milazzo, che si è svolta nel 2017 con un convegno su tema La Sicilia al centro del Mediterraneo e la pubblicazione di un opuscolo che ripercorreva i primi 25 anni del club e che oggi riproponiamo in una nuova e più completa edizione. Grazie a tutti.
Prende ora la parola la presidente del Soroptimist International, la presidente eletta del Soroptimist International d'Europa, Caroline De May. Buonasera. Buonasera. Non parla italiano. Scusi. Stiamo festeggiando 7 anni, ma nessuna di voi li dimostra. Nessuna di voi ha l'atteggiamento da centenaria. One can recognize a Soroptimist in a woman at any age. Si può riconoscere una donna soroptimista a qualsiasi età. Un bambino di 1 anno, eager to captivate the sounds, perceive colors, curious about life, soroptimist life. Una bambina di 1 anno con la grande curiosità di sentire i suoni, percepire i colori, curiosa della vita e della vita, soroptimista. Un 10 anni, trying out what works and what not works. Una bambina di 10 anni che prova a capire cosa ha funzionato e cosa non funziona. Una ragazza di 20 anni, making decisions about how to proceed in life. Una ragazza di 20 anni assume le decisioni di come procedere nella propria vita. Una giovane donna di 30, rich of first experiences, now taking the next steps. Una giovane donna di 30 anni, ricca delle prime esperienze e procede con i prossimi passi. Una donna di 40 anni, having overcome the challenges of life, living in a very active surrounding. Una donna di 40 anni che ha superato le sfide della vita vivendo in un ambiente molto attivo. Una donna di 50 anni, established, but still not afraid to look for new challenges, new experiences. Una donna di 50 anni ormai è arrivata, però comunque ha il piacere di cogliere ulteriori sfide. Una donna di 60 anni, getting ready to wrap up a hectic lifestyle. Una donna di 60 anni, scusate, che si sta preparando a chiudere con uno stile di vita molto frenetico. Una donna di 70 anni, she has experience written all over her face, but quick in reactions. Una donna di 70 anni, la sua esperienza si vede e si legge nel viso, ma è sempre comunque veloce di reazione. Una donna di 80 anni, calmed down, but a person people love to visit and sit down with. Una donna a 80 anni è diventata più calma, una persona che viene amata di chi le reca visita e chi desidera conversare con lei. Una donna 90 anni, needing care but still not letting go. Una donna a 90 anni ha bisogno di cure ma non si lascia andare. Poi, senta lì. Una cosa è sicura, ci diamo ad ogni età. Sono ottimisti di tutte le età, contribuiscono ai benefici della nostra associazione, di tutte le associazioni, tutte le età assieme, con tutte le diversità, fanno sì che sia meritevole vivere la vita soroptimista essendo una soroptimista. Soroptimists know they can. Soroptimists show they can. Happy birthday, soroptimist.
happy birthday, birthday club Melezza. Auguri, auguri ovviamente al club di Milazzo. Prende ora la parola la presidente del Soroptimist International d'Italia, Mariolina Coppola. Cara, a me è difficile parlare, no? Perché lei è simpatica, adesso ti traduce Beatrice. Allora, noi siamo qua in Sicilia, ci siamo visti molto poco quest'anno, avete una rappresentanza veramente forte di tante donne che lavorano per l'Unione. Io sono meridionale, quindi sono assolutamente di parte, sono napoletana. Io penso che è proprio da queste terre che nasce il cambiamento. E siamo tutti molto responsabili, perché noi festeggiamo 30 anni, è un momento di gioia, è un compleanno, non si devono fare discorsi seri, ma io sono qui e il discorso serio lo faccio in un minuto. Il cambiamento culturale avviene dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Campania e forse anche da Lazio. E non voglio fare discorso nord e sud, voglio dire che un club femminile ha molta, molta, molta presa sul territorio. Non è un caso che noi siamo la metà dei club del nord, ci sono molti meno club femminili, quindi parlo per dire che i club devono aumentare, anche se la Sicilia veramente ne ha tanti, no? E quindi è un presidio territoriale, è un presidio con le istituzioni, perché noi lavoriamo solo con le istituzioni. E la nostra forza è che quando ci raccontano le bellissime cose che voi avete fatte, per ogni stanza noi ne abbiamo fatte altre 180. E per le ragazze che sono andate ai Bocconi, noi ne abbiamo portate quest'anno 300 e 200 arrivano a fine settembre. E il Baby Pit Stop è stato un piccolissimo progetto, un progetto di advocacy per, come dire, focalizzare il punto sulla denatalità, ma soprattutto sull'allattamento, ma non solo per fare un discorso sanitario dell'allattamento al seno, ma perché una donna in carriera è guardata con sospetto se fa un figlio. Quindi noi vogliamo dire siamo con le donne, perché il tasso di sostituzione è una cosa fondamentale. Allora, 30 anni sono tanti, 30 anni sono pochi. Io sono qui per dirvi: concentratevi sui diritti delle donne, perché sono necessari per tutta la società. Auguri. Qual è l'esperienza che si porta qui questa sera? What is the experience you bring here tonight? Well, what I see happening here is that there are lots of conviviality. So people enjoy being together, and this is exactly what Soroptimist is about. They make things happen, they are having great projects, but they can also have good times together. So here it's inspiring and all the same, just friendship together. And this is Soroptimist, so it's really a nice experience to be here. La convivialità e l'amicizia sono stati gli elementi fondamentali per questa sera. Durante questo importante evento. Siamo giunti al 30° anno di fondazione del club. Quali sono i progetti futuri? So, we reached the 30th years of the club foundation. What are the future projects? Well, in 30 years
there's a lot that has been changed for women's life and also for a club life. We out from Europe, we are not dictating what the club should do. So they can have their own projects as long as it is in line with the Sir Optimist goals. So our aim is that we want to stand up for women through empowerment, education and enabling potential for women. Noi come associazione a livello europeo non possiamo dettare cosa possono fare gli altri, ma sicuramente possiamo e dobbiamo investire molto di più su quello che è il vero valore della donna attraverso l'educazione e i veri valori che ne fanno parte. Quanto ti è piaciuto il territorio siciliano, in particolare la città di Milazzo? How much did you like your journey here in Sicily, in particular by seeing here Milazzo? Well, here I can answer in Italian. Molto, 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 very much, very much. I really want to come back with, not on duty, but really to have, enjoying the people, the surroundings, the nature here. Really want to come back with time then. La natura, il contesto paesaggistico, la gente, sono veramente i motivi per cui sento di ritornare molto volentieri qui in Sicilia. Qual è il messaggio che vuole dedicare a tutte le donne? What will be the message you would like to wish to all the women? I would say try to unlock your potential. Try to live your life like you would like to live it. No constraints, not about the way you dress, about your career, about the education ways you choose, about the ways you want to live your life. So really to be able to unlock their potential. In each woman there are capacities that are underestimated. So I wish each woman to discover these capacities and to be able to live along with those capacities. Mi auguro che le donne possano scoprire il loro vero potenziale, non solo raggiungendo livelli importanti a livello lavorativo, di carriera, ma sbloccando da dentro quello che veramente è la donna. Right, we are so glad that we had interviewed here. Yeah. And it was a pleasure. See you next time. See you next time. E continua il nostro viaggio qui nell'anniversario Sor Optimist. Siamo con la presidente nazionale Mariolina Coppola. E allora, il suo è stato un intervento importante anche in termini del valore di essere donna oggi e di quanto è importante anche fare queste iniziative oggi, anche dopo il lockdown, quindi la voglia di ripartire attraverso questo spirito di aggregazione. Allora, noi abbiamo festeggiato il centenario del Sor Optimist, che è stato fondato appunto nel 1921 a Palermo, e non è un caso che abbiamo scelto la Sicilia per festeggiarlo. Siamo qui stasera, per noi un evento molto importante sarà il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro il 21, perché presenta il nostro centenario, la nostra rivista, ma soprattutto un rapporto SROE, che significa il ritorno sociale dell'investimento, quanto valgono le nostre azioni come Sor Optimist, e sono state valutate in 15 milioni ogni anno. Quindi investire nel sociale, noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, comunque ha un gran senso. Siamo 5.400, siamo 160 club in tutta Italia. Quindi un club molto nutrito, ma con tanto carattere, tanta determinazione da quello che noi vediamo. Noi siamo molte, ma siamo anche molto diverse. Sicuramente ci caratterizza il fatto che siamo molto pragmatiche. A noi non interessano i convegni, non interessano le cerimonie, i festeggiamenti sì, le celebrazioni sì, perché si celebra il successo delle proprie azioni. I progetti futuri, in ottica anche post lockdown, per quanto riguarda Sor Optimist Italia, in termini sia sul sociale ma anche in termini proprio di altre iniziative. Ma noi abbiamo dei progetti che ci connotano, cioè progetti per esempio leadership e genere, perché abbiamo un corso molto performante da Bocconi che abbiamo da 30 anni, quindi non perché è di moda. Lavoriamo sul mentoring, lavoriamo sull'empowerment, lavoriamo sull'awareness, sulla consapevolezza. I nostri progetti sono tanti, sono diversificati perché ogni presidente nazionale ha i suoi,
però abbiamo dei progetti che ci caratterizzano e che ci danno, come dire, non solo visibilità, perché la visibilità ci interessa fino a un certo punto, ma ci danno la forza di replicarli in tutti i territori. Infine, qual è l'esperienza che si porta di questa serata qui a Milazzo? Vabbè, io amo la Sicilia, sono meridionale, avrei potuto fare di tutto stasera se non venire a Milazzo, perché siamo veramente molto stanchi per i progetti che stiamo portando a termine, ma il calore, l'autenticità, no? Quando noi parliamo di leadership al femminile, l'autenticità, la verità che c'è in Sicilia difficilmente c'è. Infine, quanto c'è bisogno di parlare di donna oggi dopo i fatti di attualità, soprattutto di violenza? Io non credo all'acme della violenza, io credo alla prevenzione, al cambiamento culturale. Sinceramente non mi interessa se sono state uccise due donne o meno, perché il problema è molto più profondo, è un problema di sessismo, di prevaricazione, di stereotipi culturali. A questo tavolo siamo tutte senza titolo, il sindaco c'è scritto dottore, non è un caso, siamo tutte super laureate, no? Non è che la violenza di genere viene generata dai pregiudizi, ma viene comunque generata da sessismo. Noi dobbiamo combattere, e non è un problema siciliano, può essere un problema lombardo, piemontese, quindi assolutamente non ne faccio una questione regionale, però se non lottiamo contro gli stereotipi non lotteremo neanche contro la violenza di genere. E in rappresentanza della città di Milazzo l'assessore Beatrice De Gaetano, che sostituisce il sindaco per motivi di concomitanza di eventi. E allora, la sua presenza qui è importante in un evento di donne, in cui l'essere donna oggi è molto importante, soprattutto nell'ambito istituzionale, ma anche dopo i vari fatti di cronaca abbastanza brutali. Sì, esatto, io sono l'assessore Beatrice De Gaetano, sono assessore alle pari opportunità. Mi pregio di sostituire in questo evento il sindaco, appunto impegnato in altri, appunto, impegni istituzionali. Oggi mi trovo qua e sono orgogliosa di aver conosciuto le autorità del Soroptimist, che sono persone veramente in gamba, che lavorano con una rete sia nazionale che internazionale, che fanno molto per le donne, per il territorio dove vivono, insomma un'attività di promozione importantissima. Noi ce ne siamo sempre serviti della collaborazione loro e siamo stati sempre disponibili nei loro confronti, perché insomma nel tempo cerchiamo di fare tanto per la nostra città e abbiamo bisogno sicuramente dell'aiuto di queste associazioni che insomma si impegnano per le donne e si impegnano per il territorio. Quanto c'è da lavorare ancora per quanto riguarda i pregiudizi sulle donne anche a livello istituzionale? Anche sul territorio siciliano e anche in città. Sì, io dico sempre che sono felice del fatto che stiamo facendo nel tempo passi da gigante, perché ormai le donne sono presenti un po' dappertutto. Un record l'abbiamo battuto nell'ultima legislazione con il 34% di donne nella politica, e questo penso che ci fa onore, ma ancora tanto è da fare, ma non soltanto perché ancora non siamo allo stesso livello sul piano sociale, su tanti profili, cioè sulla perequazione, sugli stipendi, insomma mi riferisco a tanti campi, e quindi insomma non bisogna mai abbassare la guardia, partire dalla cultura, partire dal fatto di dover sradicare dei preconcetti che insomma sono duri a morire, e dopodiché insomma possiamo veramente lavorare alla pari e lavorare a fianco degli uomini, penso con molto orgoglio e dignità. In chiusura abbiamo il piacere di intervistare la presidente del Soroptimist Club di Milazzo, Agata Spampinato. Tanto lavoro, tanta preparazione per l'organizzazione di questo evento, curato nei minimi dettagli, lo possiamo dire, e le nostre immagini lo testimoniano. È un anniversario di 30 anni qui a Milazzo. È un valore importante, dico, anche la presenza della Presidente europea. Sì, un traguardo molto bello, sì, devo dire, un traguardo molto importante, e ci sta dando, ecco, delle soddisfazioni. Abbiamo lavorato tanto per la preparazione, un grosso lavoro, e penso di essere pressoché soddisfatta, almeno spero che tutto sia andato bene. Poi il piacere di respirare quest'aria internazionale con la presenza anche della Presidente europea eletta,
e la Presidente nazionale Mariolina Coppola e poi varie personalità del Soro Optimist d'Italia. Questo è veramente motivo di onore per Milazzo, per il nostro club. Quindi dico, bello il traguardo, bello insomma tutta la soddisfazione in relazione ai preparativi che ci sono stati, ma soprattutto anche quest'aria di internazionalità che si respira. E anche il senso di amicizia, questo spirito di squadra, questo senso dell'umiltà, di collaborazione che c'è tra di noi soci, che ecco, penso che questo potrebbe essere l'avvio per un percorso sempre più bello, sempre più fruttuoso. E l'augurio che ci facciamo è questo. Quello che notiamo, Rio, è questo spirito di aggregazione, questo spirito, ma questa anche gioia e entusiasmo di stare insieme, che ci voleva, diciamo, anche dopo la fase del lockdown, e questo forse è uno dei primi eventi post lockdown. Quindi anche questo è importante iniziativa, oltre le attività sul territorio. Vedete. Sì, certo, attività sul territorio ce ne sono state parecchie, però ora in particolare diciamo questo è il momento clou che ci dà un segno molto bello, sì. Però diciamo anche nel tempo di lockdown, grazie alla Presidente nazionale che è vulcanica, ci siamo attivati in varie iniziative in modalità webinar e quindi abbiamo sensibilizzato attraverso le modalità online. E poi appena è stato possibile, abbiamo fatto già un primo evento il 21 giugno, abbiamo menzionato, abbiamo fatto anche un omaggio a Carla Fracce, scomparsa da poco, poi abbiamo fatto la festa anche di San Lorenzo, che in sostanza era un modo così per celebrare un segno della nostra amicizia, ecco, questo era quello che voleva essere, una festa spontanea però. Talvolta noi organizziamo delle feste con il cui ricavato va in beneficenza o a sostegno delle casse del club, anche per le spese del club, però vissuto in una maniera molto simpatica attraverso queste iniziative alla base musicale, con uno spirito goliardico così per ritrovarsi insieme. Quindi questo. Il vostro è un club di sole donne e quanto è importante quindi il valore di essere donna oggi con i fatti anche drammatici che oggi si raccontano. Sì, infatti, il motivo principale, diciamo, quello che è la costante del nostro club dovrebbe essere l'empowerment, è quel punto forte, diciamo, del Soro Optimist, che è un club di donne che vuole veramente potenziare la donna, vuole dare sostegno alla donna. Infatti un attimo fa quando si è parlato dei baby pit stop, dovrebbero essere poi a suo tempo, pure l'anno scorso in un evento importante, la vicepresidente nazionale Florulli ha parlato sul problema natalità e denatalità. Sono dei punti focali che sono stati attenzionati dalla presidente Coppola proprio per indicare che cioè la donna deve essere guardata come madre, non come quella che è di secondo piano perché madre, ma come una persona che ha diritto ad essere madre e quindi a condividere anche l'esperienza professionale con la maternità e con l'essere sposa. Che questo è un aspetto che spesso nella realtà di oggi, soprattutto nelle imprese, viene un po' guardato in una maniera un po' così di secondo piano, quindi dobbiamo un po' valorizzare questo aspetto della donna, questo è il punto che c'è. Infine un messaggio finale a tutte le donne del Soro Optimist Club del territorio. Ci auguriamo veramente di essere sempre più compatte nel nostro club, di coinvolgere tante più amiche, professioniste, donne impegnate nel mondo della ricerca, dello studio e anche dell'imprenditoria, in modo da, ecco, da sfruttare al massimo quello che è il potenziale femminile, che secondo me ha un aspetto molto bello che deve essere guardato, insomma, nell'ottica giusta.